Buongiorno ragazzi, benvenuti a Valencia. Noi stiamo passeggiando qua sul ponte vicino al nostro hotel e stiamo aspettando che il posto dove vogliamo fare colazione apra, perché apre alle 9:30. Qua ci sono gli orari spagnoli, perché noi abbiamo messo il buon proposito di svegliarci alle 7:15 e poi dobbiamo aspettare. Sì, perché abbiamo la giornata ricchissima, quindi abbiamo detto svegliamoci presto così riusciamo a fare tutto. Comunque qui a Valencia c'è un'architettura particolare, ci sono queste strutture bianche con questi archi. Come si dice, archi tipo, no? E volevo anche andare giù. Esatto. Tanto abbiamo tempo, sì. Così facciamo due passi. E quindi alla fine Valencia c'ha la parte antica però anche moderna. Esatto, eh? Molto bello. Tra l'altro qui c'è la metro, quindi anche comodo se uno vuole venire a farsi un giro. Bellissima è questa parte. Sì, è una sorta di parco. E poi ragazzi, qui praticamente, guardate, ci sono tutte persone che si allenano. Adesso è presto, quindi magari c'è poca gente. E poi ragazzi, guardate che mood spagnolo con le palme. Questa sicuramente, secondo me, è una tappa, è da segnare. Vero. Di cose da fare. Carino. Qui a Valencia, sì. Tra l'altro ovviamente gratis, si può fare un bel giro. E guardate ragazzi che sole meraviglioso che c'è. Noi ci stavamo preoccupando perché una settimana fa oggi dava pioggia. Abbiamo detto cavolo, cioè andiamo in Spagna e piove un giorno all'anno proprio quando andiamo noi? Cioè no, e infatti non piove nemmeno oggi. No, no. Il Jardín del Turia. Comunque ragazzi, un consiglio: forse questo è il periodo migliore se uno ha la possibilità di scegliere per venire qua, no? Secondo sì. me fino a fine giugno, perché poi luglio-agosto penso faccia veramente tanto caldo. Poi ovviamente se uno viene soprattutto per stare nei posti proprio di mare, no? Sì. Per farsi il bagno, proprio per stare in spiaggia, allora è un altro discorso. Sì, se uno vuoi fare il turista in città con 45 gradi non so se è tanto fattibile. Insomma. Per la nostra colazione ragazzi in Spagna abbiamo fatto questa sorta di menù che prevede l'orciata de ciufa, già mi sono dimenticata, che è proprio una bevanda proprio tipica di Valencia, quindi volevamo assolutamente assaggiarla, insieme a questa, diciamo, lemon cake, quindi torta al limone, che loro chiamano biscocho. All'inizio biscocho, pensavo che fosse l'orciata insieme ad un biscotto, invece poi era questo. Tipo che un plum cake, sì, praticamente. Sì, ragazzi, era super conveniente, veramente economico, perché questo bis lo abbiamo pagato 4 euro. Un plum cake al limone. Beh, da colazione direi, no? Mm-mm. In questo posto c'era scritto orciata artigianale. Il posto è super carino, moderno, noi ci siamo sedute qui fuori con i tavoli ed è congelata. Sì. È proprio freddissima, ghiacciata. Avevamo assaggiato una cosa simile anche a Barcellona, però non so se era la stessa. Che buona! Sì, È mega dissetante, infatti dicevano che era super dissetante. Secondo me quella che avevamo preso a Barcellona è una versione simile però fatta un po' diversa. Ok. Perché questa di gusto è un po' diversa, no? È un po' complicato da spiegare cos'è in realtà, però è tipo un latte che viene ricavato da una radice, è tipica valenziana, quindi si coltiva qui questa radice, questa pianta. È un po' come se quando bevi il latte di mandorla, latte di riso, no? Secondo me un po' gli assomiglia. Questo è da provare. Mi piace molto. Secondo me assomiglia un po' al latte di mandorla. Mi dà quelle vibes. Ragazzi, ci stiamo facendo una passeggiata qua nel centro, dove ci sono questi palazzi che sono bellissimi. E stiamo raggiungendo, diciamo, la città vecchia. E quindi andiamo a vedere la Plaza de la Reina, che è, diciamo, la piazza principale, e la Cattedrale di Valencia. E qui ragazzi praticamente ci sono un casino di negozietti, posticini dove mangiare. Esatto. E molto carino, insomma. Qua tra l'altro in questa via abbiamo visto ieri c'era un posto fighissimo dove fanno il gelato allo yogurt.
quindi il diciamo solito, una yogurteria, no? Solita, però con lo yogurt greco. Comunque ragazzi, abbiamo appena visto che si possono affittare le biciclette per 2 euro l'ora, cioè esatto. Spettacularis. Noi adesso abbiamo poco tempo, però devo dire che era molto carino e a bassissimo prezzo, eh? Per tutta la giornata 7 euro. Guardate questo palazzo tutto in stile spagnoleggiante. Perché è troppo carino, perché questa piazza è piena di palme, sì. E intorno, no, ci sono tutti questi palazzi così carini e quindi ti vengono tutte incorniciate, esatto. Da queste palme le foto, ed è carino, devo dire, e mi sembra che la cattedrale sia quella, esatto, questa qua che si vede in lontananza, che è un po' stile arabeggiante, sì, sì, sì. Nel senso, sì, no? Tipo vero? Il barrio gotico di Barcellona un po'. Ok, ho letto anche prima che anche l'orciata è stata portata dagli arabi in Spagna. Dagli arabi, sì. Vedi, quindi non ho detto una cavolata, no. Ragazzi, c'è il modellino della cattedrale, super carino, così vediamo anche bene com'è fatta. E adesso stavamo capendo se si può raggiungere una parte esterna senza pagare, esatto. O se è tutto a pagamento, c'è una fila enorme. Perché questa chiesa praticamente paghi per entrare dentro, perché dentro c'è il Santo Graal e l'entrata costa 8 euro appunto per vederlo, e mi sembra tipo 15 euro, una cosa del genere, per salire anche sulla torre e vedere la vista dall'alto. Ok, il problema è che ragazzi, questa è la coda. Cioè, però secondo me comunque è una di quelle cose che vale la pena, magari, esatto, se uno vuole, sì. Andare a vedere dentro, sì. È carino. È anche molto bella esternamente comunque. Ragazzi, siamo passate qui in una via un po' di lato alla cattedrale e Chiara ha comprato una cosina super carina. Questo braccialettino un po' più che spagnolo, stile giamaicano. Mi ricorda comunque il mood della Spagna. Del sole, del bello, sole, eh? Del caldo. Carino, 2 euro. Perché io avevo questo preso a Barcellona, adesso questo è di Lucrezia, gliel'ho rubato, mi piaceva tanto e però si è rotto ormai un anno fa, allora ho detto in Spagna ne compro un altro. Questa è un'altra piazza, noi stiamo scoprendo le, sì. Cose vivendole. Esatto, infatti ho detto andando a casa siamo sbucati in un'altra piazza molto carina. Ah, ma guarda qua che bello scorcio, carino. E da qui si vede meglio anche la cattedrale. Ragazzi, comunque devo dire, allora, guardando un po', no? Sì. Comunque adesso è da un po' che giriamo. Secondo me è una meta molto carina da, vero. Fare per, insomma, primavera, estate, inizio estate. Esatto, sì, è molto carina in generale, ma in generale le città in Spagna sono sempre comunque molto carine, sì, ti danno, sì, vibes felici, no? Sì, sì, esatto. E poi ci sta anche perché, ragazzi, praticamente dall'Italia, che sia da Roma, da Milano, insomma, ci sono tanti voli, molto economici, sia con Wizz Air che con Ryanair, molto economici. Esatto, perché noi da Roma a qua abbiamo speso 12 euro a testa, quindi direi che ne vale la pena. Invece da Varsavia non costa poco la Spagna, perché ovviamente
è sì, tutt'altra parte. Esatto, sapete che noi viviamo a Varsavia, sì, no? Magari alcuni nuovi non lo sanno, e quindi queste mete, insomma, la Spagna o anche la Grecia mediterranee, sì, conviene, sì, farle stando dall'Italia, sì, passando, sì, prima per l'Italia. E prima o poi voglio andare a Siviglia. Infatti non sapevamo se venire a Valencia o se andare a Siviglia, però Siviglia poi ci costava di più tornare a Varsavia, quindi abbiamo detto andiamo a Valencia, sì, però prima o poi, sì, Siviglia, ma c'era un perché casino. Siviglia è super particolare perché ormai sei proprio veramente molto a sud, giusto? Sì, a Siviglia, sì, e quindi ha proprio uno stile molto molto particolare. Esatto. Ma sembra un ponte di Roma o sbaglio? Comunque ragazzi, adesso stiamo attraversando questo ponticello perché dall'altra parte si trova il museo, scusate il rumore delle macchine, delle belle arti, e abbiamo letto su internet che è una tappa da non perdere perché ci sono delle bellissime opere e anche perché è gratuito sempre. E c'era scritto che è una tappa da non perdere, ma che in realtà viene un po' snobbata, diciamo, dai turisti. Però è strano perché appunto è gratuito, quindi alla fine uno lo fa, quindi no? Noi non lo snobberemo. Ragazzi, siamo nel cortiletto, sembra un po' di stare in Portogallo con tutto questo celeste. Wow, poi guardate con il cielo che si mischia. Ragazzi, se vi sta piacendo questo vlog, sapete che cosa dovete fare, ovvero lasciare un bel like e ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Eccoci qui al mercato centrale di Valencia, adesso entriamo e speriamo di trovare qualcosa di buono da mangiare. Hola. Sì, sì. Compramos y olvidamos. Ah, in serio? Non te la llevaste? Pochissimo, 2,50 € un paninazzo con il prosciutto. Ma vero? Io sono andata su cose fresche. Come l'hai preso il succo? Cocco e melone. Wow. Alla fine, perché mi attirava troppo. E poi questa macedonia mista. Bella. Che attira molto. Devo dire, ci sono anche vari frutti, devo dire. Anche frutti particolari. Vero, bene. Io invece ho preso questo, che è un po' di polpo che attira molto, con olive, cetriolini, un po' così condito. E poi questa, che è una polpettina di baccalà. Vai, testaci codesta. Buona. Il fritto è lì un po' da un po', da un stamattina po'. Però comunque buona dentro, è molto morbida. Per 70 centesimi ci sta. Ma sì, era un piccolo taste, mm-mm, dai. Poi sono curiosa soprattutto di questo, perché comunque sembrava fatto proprio in casa, no? Mm-hmm. Da loro. Noi siamo sempre un pochino scettiche su questi mercati centrali, perché le cose non sempre sono buonissime. Però soprattutto le cose fritte, non queste. Queste di solito sono buone, come le macedonie, la frutta. Anche perché io dico, no, hanno loro il pesce fresco, le cose fresche, quindi è strano, in realtà.
E infatti questo è buonissimo. Molto morbido, ben condito. Praticamente è un'insalata fredda di polpo, no? Mm-hmm. Sì, forse non consigliamo troppo le cose cucinate perché comunque stanno lì, no? Invece le cose così fredde alla fine danno il meglio di loro. Buone anche le olive. E qua c'è il cetriolino che non riesco a prendere. Ok, dai, secondo me hai fatto un'ottima scelta, ti dirò. Questo l'abbiamo pagato 3,50 euro, che comunque ci sta. Poi dipende un po' come capiti. C'erano certi bicchieri con molte più olive, molti più cetrioli e meno polpo. Invece questa ha tanto polpo, quindi dipende. Sei stata fortunata. Ragazzi, io non vedo l'ora di scolarmi questa cosa. Mamma mia. Una goduria questa. Cocco e? Melone. Ah, e si melone. Sente sia il cocco che il melone, eh? Poi ha tantissimo ghiaccio dentro. Fa fatica a salire perché c'è tanto ghiaccio, però è buono, è bello fresco. Poi è anche super carino il posto che abbiamo trovato qui sotto una palma. Infatti, proprio in faccia al mercato ci sono queste panchine, diciamo così, vicino a ste piante, e alla fine è comodo. Così uno può mangiare le cose. Melone, questo non... Questa è la papaya. Buono. E invece questo, vabbè, questo è il mirtillo, questa qua è la frutto... pitaia. La pitaia? L'avevamo presa a Barcellona ai tempi, ti ricordi? Sì, sì. Il kiwi te lo lascio. Ok. Vabbè, un pranzo dietetico perché poi ci rifacciamo stasera. Poi con tutto questo sole, sì, questo caldo, uno sta tanto in giro a camminare, pensare adesso di mangiarmi un panino col prosciutto è grasso, non ce la fai. C'avevo voglia di una cosa fresca, però comunque voi ragazzi potete prendere quello che volete, c'è tantissima scelta di vari tipi di prodotti, quindi troverete sicuro qualcosa e alla fine con quei 6-7 euro a testa te la cavi. Poi dipende che prendi, ovviamente. Sì. La macedonia 3,50, il succo 3 euro, polpo 3,50 e le cosine fritte più o meno 1 euro l'uno. Siamo arrivate alla fine di questa prima parte di 24 ore a Valencia. Abbiamo deciso di dividere questo video in due parti perché abbiamo registrato veramente tantissimo e sarebbe veramente tanto tanto lungo. La seconda parte di questo video uscirà proprio domani alle 18, sempre sul nostro canale YouTube, e vi volevamo avvisare perché appunto di lunedì non sempre pubblichiamo, quindi domani restate connessi. Bye bye!